Il Fano torna alla vittoria in un delicatissimo match contro il Prato e lo fa al termine di 95 minuti vibranti, che hanno visto comunque il grande cuore granata sopperire alle difficoltà e alle tante assenze. Mancavano oggi Misine, Carboni, Perucchini e Capodaglio. Mister Zauli rispolvera il 3-5-2 con Trudo, che farà tutto sommato, finché rimarrà in campo, una buona gara. Subito la cronaca, subito Prato al primo con Varicchio, che in piena area di rigore non aggancia, un bel invito. Quinto ancora Prato, buono l'avvio dei lanieri. Basilico ci provava da lontano, la palla a lato non di molto per trovare il Fano. Bisogna aspettare il 22esimo. Ferrari fermato dal guardalinea in posizione di dubbio offside, poteva essere davvero una potenziale ottima occasione per l'Alma. 31esimo, brivido in area granata con Beni che perde palla, ma il Prato non ne sa approfittare. 38esimo, buon lavoro di Trudo che va via in contropiede, serve Raparo, anticipato dall'attenta difesa azzurra. 45esimo, il tempo si chiude con una colpo di testa di Trimarco. Pazzagli comunque non trema. Tutto qui il primo tempo con un sostanziale equilibrio. Al secondo subito Prato con Beni che miracoleggiava su De Agostini, davvero grande l'intervento del portiere ascolano sul tiro a colpo sicuro del fluidificante azzurro. Settimo minuto, Trimarco fa tutto molto bene ma calcia alto sopra la traversa. 14esimo, si fa vivo il Prato con Pagliuca, calcio di punizione, Beni si salva in angolo. Al 30esimo l'episodio che cambia la partita a favore dell'Alma, va via Trimarco che era già in odore di sostituzione, viene agganciato in aria da Lamma per Greco di Lecce, è calcio di rigore. Sulla palla il tiro di potenza di Ferraro viene intuito da Pazzagli, ma la palla si insacca ed è il vantaggio, il gol partita dell'Alma. Ferrari vola sotto la curva ad esultare per l'ottavo gol stagionale. Si chiude in avanti il Prato che al 31esimo con Sacenti ha l'occasione per pareggiare, ma in mischia il numero 2 si fa murare dalla difesa e Beni è attento. 44esimo, Pagliuca su punizione, saggia ancora i riflessi, oggi direi piuttosto buoni del portierino Beni. Finisce quindi in gloria dopo 5 minuti di recupero con il ritorno alla vittoria dell'Alma, davvero un balzo importante.